abbiamo cantato un canto di gioia perché il Signore è ritornato in Sion, e Sion si rallegra per la venuta del Signore. Siamo qui nella gioia perché il Signore è venuto qui. Gerusalemme viene visitata dal Signore e riprende forza e coraggio nel suo cammino, nella sua traversata. Erano partiti con la barca, c'era buon tempo, erano Gesù con gli apostoli, niente faceva presagire una tempesta, ma come spesso succede nel lago di Genesaret, il tempo si rabbuia, soffia il vento, siamo in tempesta e la nave barcolla, fa acqua, ma Gesù dorme tranquillo. Gli apostoli, arrivati a un certo punto, scendono giù nella stiva e trovano il Maestro che dorme beatamente in mezzo alla tempesta, e gli dicono: Maestro, stiamo per affondare, tu dormi qui. E Gesù, come svegliatosi da un sonno profondo, sale, va in poppa e guarda tutti e dice: ma uomini di poca fede, perché dubitate? Non ci sono io, non avete imbarcato me? Tutti lo guardano e Gesù comanda al mare: chetati. Comanda il vento: fermati. Comanda tutte le forze della natura di sedarsi. Dice: grande bonaccia. E gli apostoli allibiti, anche gli altri che erano sulla nave allibiti, si buttano per terra e dicono: Maestro, aprono gli occhi, uomini di poca fede, perché avete dubitato? Talvolta c'è stato lo sgomento di fronte alle difficoltà, il vento non va bene, il mare non va bene, il cielo non va bene, nulla va bene. C'è il Signore, c'è il Signore nella stiva, ma noi non badiamo al Signore, vediamo al vento, al mare, al cielo e abbiamo paura. E di Gesù che ci assicura: ci sono io. E quando c'è Lui basta soltanto svegliarlo e dirgli: Maestro. E Gesù, con grande amore, guardando i suoi discepoli, li rassicura: sono io. E tutto si cheta. Gli apostoli ripresero la traversata, tranquilli e contenti, e arrivarono all'altra sponda. Così è ogni volta che noi possiamo turbarci per qualche evento che può succedere, oppure ci siamo turbati perché le cose non vanno come diciamo noi, ma vanno come Dio permette che vadano. Dio permette al vento, permette al mare, permette ad intemperie, permette alle nubi, permette tutto. Ma permette che a un certo punto poi c'è Lui è il padrone delle forze.
bisogna aver fede. Gesù rimprovera di poca fede, e noi questa sera vogliamo credere a Lui. Il Signore qui in mezzo a noi, questa è la comunità più bella del mondo, questo dobbiamo comprendere, perché la comunità dove c'è Gesù, può darsi che noi siamo cattivi, gli apostoli non erano poi tutti santi, si diedero alla fuga quando Gesù fu catturato, che andava a destra, che andava a sinistra, che si nascondeva, qualcuno lo rinnegava, qualcuno lo tradì, ma Lui è sempre là, Gesù è qui, e noi crediamo alla presenza di Gesù, perché la comunità è la comunità di Gesù, non è la comunità di Pietro e Paolo, di Giacomo, di Giovanni, è la comunità di Gesù, e noi crediamo a Gesù. Ecco perché questa sera ci riuniamo attorno a Gesù e facciamo festa a Lui, ribadendo la nostra fede in Lui. Finché noi abbiamo fede, finché noi guardiamo a Lui e gridiamo, diciamo, la nave è salva, la traversata può riprendere con tranquillità, perché è il Signore che naviga con noi. Alleluia. Sono qui in mezzo a voi, la pace sia con voi. Grazie, Signore. Ecco, Gesù è qui in mezzo a noi, alita il suo Santo Spirito, e noi tutti ci risvegliamo, ci siamo risvegliati. Svegliati, Gerusalemme, oh Gerusalemme, svegliati, svegliamoci, perché c'è il Signore qui in mezzo a noi. Egli è venuto a visitarci, giubiliamo davanti a Lui, cantiamo a Lui,
questa sera un canto di gioia, un canto di lode. Moltiplichiamo la nostra lode a Lui, perché Lui è degno di lode, è il Signore, è il Signore, è il Signore, ed è qui in mezzo a noi. Pronto, pronto. Sovrano sopra ogni cosa, gloria e ricchezza, tu elargisci, tu datore di vita, gloria al re dei re, tu è il regno. Tu è la gloria, oh Signore. Tu sei il potente, tu sei colui che hai la gloria è tua, la potenza è tua, e per questo noi cantiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, Signore, nella coscienza di essere il tuo popolo, il popolo a te consacrato, un popolo privilegiato, nella coscienza che tu ti sei legato a noi. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete migliori degli altri, ma perché così a Lui è piaciuto e perché Egli ha mantenuto la sua promessa. Grazie, Signore, perché Te è piaciuto di scegliere noi. Non noi abbiamo scelto Te, ma Tu hai scelto noi ed hai deciso di abitare qui, di mettere il piede qui, in mezzo a noi. Alleluia, alleluia, alleluia. Cantiamo, cantiamo a Dio nella forza dello Spirito. Yali rana maiera na nyana maraye nyarara mendi na lara noyo.
Yuri namayendi namnyari, yaramnyanan layonayo loro. Yaranayo lianayore. Tutti cantiamo. Spogliati, luce detto Signore, spogliati della tua tristezza. Che cosa, Signore, ci può rendere più triste se non il peccato? Signore, noi questa sera vogliamo spogliarci dei nostri peccati, vogliamo spogliarci tutto ciò che ti dà fastidio e vogliamo accendere il rogo perché tutto sia bruciato dal tuo amore. Dopo la grande mischia, oh Signore, ecco che tutti i vestiti intrisi di sangue vengono messi davanti a te in una catasta e il tuo fuoco scende dal cielo per bruciare. Signore, noi vogliamo mettere nel rogo tutti i nostri vestiti, i vestiti sporchi, i vestiti della miseria, i vestiti del pianto, tutti i vestiti che non ci fanno onore. Le vogliamo mettere come nel rogo scende il tuo Santo Spirito per bruciare e noi possiamo allietarci del fuoco che è alimentato dai nostri peccati, perché tu sei glorificato, le nostre miserie lode la tua potenza, la nostra sporcizia lode la tua santità, il nostro male lode tu che sei. Ecco. Il Signore ripetutamente attraverso le parole profetiche che vengono dalla sala ci indica il testo di 43, 10 e 11. Sono diverse persone che hanno dato questa indicazione e non possiamo allora ometterle. Dice il Signore: voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, siete i miei servi che io mi sono scelto perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo di me ce ne sarà. Io sono il Signore, fuori di me non c'è altro Salvatore. Signore, tu ci dici ancora che ci hai scelto, che tu sei il Signore, fuori di te non c'è Salvatore, e noi crediamo a questa parola. Ci sei tu e tanto ci basta. Ci sei tu, o Signore, in mezzo a noi e tanto ci basta. Tu dimoravi con i peccatori, o Signore, con le prostitute, e tanto ci basta, anche che siamo peccatori, anche che siamo prostitute, poco ci importa, Signore, in questo momento, ci sei tu che ci salvi dal peccato, ci sei tu il Salvatore nostro, siamo ladri, assassini, ma ci sei tu, questa è la nostra fede, e noi diventeremo bianchi come la neve, diventeremo candidi come la nana, per il tuo sangue versato per noi. Alleluia. Suona lo shofar, dice il Signore, e raccoglie i dispersi. Suona il corno e raccoglie i dispersi, perché sono io il pastore che raduna le mie pecore e voglio ancora mettere alla sua loro guida, perché io sono il Signore e nessuno di quelli che il Padre mi ha dato andrà perduto. Suona lo shofar, Signore, noi suoniamo il corno, noi suoniamo il corno perché tutti ce la colgono, il Signore viene, è ora di partire per la grande marcia. Signore, noi vogliamo raccoglierci e partire insieme con te. Il tempo della partenza è venuta, fratelli e sorelle, il Signore si chiama la partenza, è una partenza verso la santità. Alleluia. Il Signore nostro Dio ci ha parlato sull'Oreb e ci ha detto:
avete dimorato abbastanza su questa montagna, voltatevi, levate l'accampamento e andate verso le montagne degli Amorrei. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a muoverci. Molto tempo avete dimorato alle falde dell'Oreb e adesso è tempo di partire. Levate l'accampamento e mettetevi in marcia verso la montagna degli Amorrei, perché là vi attende per la grande battaglia. Fratelli e sorelle, dobbiamo levare l'accampamento, dobbiamo metterci in marcia, e il Signore che ci chiama a camminare con Lui verso la montagna. Facciamoci coraggio, lasciamo tutto ciò che c'è da lasciare e mettiamoci in marcia con Lui. Lui cammina davanti a noi e noi lo seguiremo. Alleluia! Ecco fratelli, com'è bello che un popolo di straccioni viene capeggiato dal Signore e fa un popolo di straccioni, di ciechi, di zoppi, un popolo eletto, un popolo vestito a nuovo, un popolo di figli e figlie, e delle meraviglie che fa il Signore di noi. Rallegriamoci di quelle che fa il Signore, non abbiamo paura del nostro peccato, delle nostre miserie, abbiamo però fede, fede in Lui. Cerchiamo di essere dolci in relazione dello Spirito e tutto sarà salvato. Ecco, terminiamo questa nostra preghiera dando delle indicazioni che sono venute durante la preghiera stessa. Chi vuole scrivere, scriva. Isaia 43:1-3. Isaia 43:10-11. Deuteronomio 11:13-15. Apocalisse 1:8. Zaccaria 8:9. Ancora Isaia. Siracide 16:13. Gioele 5:3-4:5. Poi Geremia 10:13. Siracide 51:39-30. E poi questa indicazione durante il canto in lingue, ho sentito il suono delle cornamuse della zampogna. Alleluia, alleluia, alleluia.